Dottor Mucciconi, si conclude la campagna di vaccinazione, almeno il primo giro di vaccinazioni over 80 in Val Vibrata. Torniamo a fare un breve bilancio di questo periodo, di questo primo periodo di vaccinazione. Innanzitutto voglio ringraziare i sindaci del territorio che hanno dimostrato enorme sensibilità, disponibilità e hanno potuto mettere a disposizione anche strutture adeguate a una gestione serena della vaccinazione. Ovviamente c'è stato qualche intoppo legato alla dinamica proprio della vaccinazione stessa, ma l'avevamo già accennato precedentemente, con il paziente anziano e fragile ci sono dei tempi inevitabili dilatati rispetto a una vaccinazione normale. Ma la grande soddisfazione c'è per il fatto di aver potuto completare nei tempi previsti le vaccinazioni e quindi adesso siamo certi di essere pronti alla vaccinazione diffusa che speriamo possa accadere nel più breve tempo possibile, ma questo, come sappiamo, è una vicenda che è in qualche modo collegata a situazioni esterne alla nostra organizzazione, alla nostra volontà, ma banalmente alla disponibilità dei vaccini. Però certamente sapere che le cose si possono fare e si possono fare bene è un motivo di serenità per tutti. Ecco, questo territorio conclude oggi il primo momento di vaccinazione, proiettiamoci nell'immediato futuro. Ora cosa succederà? Adesso dobbiamo aspettare di avere appunto la disponibilità dei vaccini, avere contezza della disponibilità, poi cominceremo ad organizzare le diverse fasce di età e di patologia per continuare con le vaccinazioni. Contiamo di poterci organizzare nel più breve tempo possibile, anche perché avremo come enorme supporto quello dei colleghi della medicina di base, che sicuramente non faranno mancare la loro qualità. E questo è un motivo, anche questo, di serenità, perché abbiamo più soldati in campo a combattere questa battaglia, che ci sentiamo di poter dire che sarà vincente.